Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserire il codice creatore forte, così come vedete a schermo, poi accettare, e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortoGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. L'avete letto dal titolo ragazzi, per 7 giorni giocherò in arena su Fortnite. Farò un paio di partite ogni giorno e cercherò di documentarle e quindi giocare un po' assieme. Sia chiaro che questa ragazzi è una cosa fatta esclusivamente just for fun, non ho l'obiettivo di migliorarmi seriamente, volevo giusto fare questa cosa per divertirci e vedere quanto cringe uscirà fuori. In realtà l'idea di questo video mi è venuta da Stepney, che saluto, che aveva fatto un video in cui anche lui provava Arena per 7 giorni. Quando l'ho visto mi ha incuriosito così tanto che volevo fare questo esperimento assieme su di me. Intanto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutte le prossime challenge e video di questo tipo di Fortnite e anche di Minecraft. Ok ragazzuoli, allora io sinceramente non saprei neanche dove buttarmi perché il competitive di Fortnite non lo seguo da un po'. E tra l'altro raga, io a Fortnite non gioco da una settimana perché era un bot in realtà che non registravo. Sto andando proprio nella tana di tryharder. Ok, credo che il tizio stia lì, si sta facendo del legno. Ok, drop il 33, triplo, vabbè distrutto. No, no, fra, non te ne vai, non te ne vai, non scherzare. Dai, l'ho fatto scappare. Cavolo. Oh, cioè veramente dovevo acchiappare questo tizio fastidioso. Modifica. Dai, 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 dai. Ho rischiato. Ok, quest'altro tizio sta qui vicino. Però potrebbe stare in high ground. Meglio salire, dai. Da dietro no, però. Però io forse sono un po' più intelligente. Forse sono solo meno stupido in questo caso. Qua. No, sono morto. GG. Ok, stavolta ho gli edges. Cesta epica, dai. Te pareva. Te pareva. Ok, gente in zona, calmi. Ha visto? Il fucile a pompa più figo del mio questo. Ok, però gli è andata male. Cavolo, c'è il tizio della taglia su di me e il tizio della mia taglia sempre su di me. Non è che abbiamo due taglie reciproche? Ok, uno è andato. Ed era anche il tizio della mia taglia, credo. Tizio là, non mi ha visto. Sarei tentato di spararli, ma sono così confusi da colpirsi da soli. Cioè, uno a terra e poi sta pure l'altro a fianco. Crede che io non l'abbia visto, serio? Ok. Va bene. Forse in questo caso avere l'high ground non è una bella cosa, sapete? Ok, una terra. Perfetto, mi ha dato un po' di vita e un po' di materiali. Vinta! Serie, ragazzi, ok. Wow, ci sta per oggi, dai. Ok, boys, seconda giornata, andiamo. Una cesta epica io l'avevo sentita, credo sia sopra. Ok. AK, pozza grande, buono. Beh signori, molto interessante questo game. Questi sono quei game che palesemente prendo e butto perché tipo inciampo su una buccia di banana. Ok, sta un tizio lì. Ok, pensavo fosse più forte a dire da tutto. Questa cosa mi ha un attimo tranquillizzato. Ok, GG. Fatto ragazzi, è che io mi dimentico che sono in un'arena bassa. La gente che trovo non è forte, quindi posso permettermi di fare un po' più lo sborone. Tra l'altro ragazzi, io stavo in realtà pensando di estendere il progetto di una settimana a un mese, quindi vedere un mese effettivamente di arena quanti risultati portasse. Ovviamente ragazzi, sempre fatto just for fun in maniera chill, però secondo me è interessante. Dipende da quanto vi piacerà questo video, quindi mi raccomando, se lasciate un likeino non fa mai male. Vabbè raga, ma questi sono tutti scarsi però. Sono pure stupido io, fatevelo dire. Mamma mia. È uno. Credo che mi tocchi utilizzare una bouncer. Oh Cristo. Ok, diciamo che non era quello che mi aspettavo. Vabbè, morto raga, GG. Per il tipo. GG, cavolo. Vabbè, sono stato stupido io. Quella di prima è stata una brutta batosta. Però stavolta non mi farò eliminare così facilmente. Oh! Divertente. Stavo dicendo ragazzi, una delle cose fondamentali è avere sicurezza nelle mosse che si fanno nel gioco. Cioè il sapere che nonostante tutto, nonostante tu veda un nemico forte, puoi batterlo. Bouncer, 110, bella. Colpito, dai. GG. Io letteralmente non sento nessuno per intere partite. Poi all'improvviso mi trovo 30 spari addosso. Ok, proviamo a entrare qua. White, ok, GG. Voglio però levarmi da dentro ste zone chiuse.
Mamma mia, ragazzi, letteralmente annullato il corpo. Devo... Mamma mia, ok, sono vivo. Non so cosa ho fatto, non è stato niente di divertente però. Probabilmente la farò se non mi sbrigo. Oh, bello, bello. Sono altro tizio là sotto. Guarda, guarda. Madò, secondo me me lo so bloccato proprio. 154, dai! C'è un altro tizio dietro, l'ho lasciato con 16! Vabbè, per oggi va bene, andiamo a domani. Eccomi qui per il quarto giorno, perché il terzo non sono riuscito a registrare, quindi passiamo direttamente al quarto. Oggi, signori, mi sento proprio aggressivo, come piace a noi. Così, diretti, Pleasant Park, proprio ta-ta! Ti è andata male, brother. Mi spiace per te. Oh, bello sto colpo. Non ho capito dov'ero, no, l'ho capito. Madonna, dove? Io insisto a Lazy Lake. Dov'è? Dov'è? So che ci sei. So che ci sei, vieni qua. Uno, andiamo. Devo tryhardare. Io sono andato nella patria dei tryharder e devo accettare che ci siano dei tryharder. Sono circondato dalla tipologia di nemici che ho sempre odiato. E ora, ragazzi, devo diventare uno di loro. Questo mi ha fatto male. Mamma mia, come gioco da schifo. Ho registrato tipo 3 partite senza registrarle. Ok, iniziamo bene stavolta. Te pareva. Solo questo potevo trovare all'inizio. Lo sapevo, era palese, cioè, non lo so, è il senso di ragno. Fatemi fare un attimo una cosa. Non ci riuscirò mai, però voglio provarci almeno. Dai che ci sta. Godo. Dai che è spaventato sicuro. Che bello giocare male e vincere i fight. Bloccata? Carino. Godo. Scendi, vai, volevi farmi la kill, carina. Volevi fare la clip. Con me la volevi fare la clip, caro. Vieni, no. Con chi la volevi fare la clip? Con me la volevi fare la clip. Sì? Con me la volevi fare? Più si gioca in arena, più si diventa toxic. Sono inquietante, raga. Mi sto trasformando. Ciao. T'avevo mica visto io, eh. Ah, ho sbagliato il ground retake. Questo mo me mena. Questo voleva... Cioè, serio? Ha cercato di... Ma qua c'è l'aimbot, ma che... A parte che sta un altro tizio che sta sparando. Godo. Ma oggi sono diventato ninja col cecchino, sbaglio. Perché? A me sembra una trappola sta cosa, per farmi andare da lui. Ok, e lui aveva uno sputo di vita. Oddio, quasi. Vorrei abituarmi a giocare col cecchino, quindi credo di tenermelo. Inevitabilmente, ragazzi, devo migliorarmi se voglio cercare di salire un po' in arena. E il cecchino è una di quelle poche cose che ho sempre rifiutato a priori e quando la trovavo dicevo no, non la so usare, non la uso. Non è il giusto approccio e quindi voglio provare a sbatterci un po' più la testa. Colpito, godo. Ok, ora lui si curerà a profusione e noi cercheremo di dargli fastidio. Devo avvicinarmi senza farlo curare. Vabbè, teneva le splash, quindi non conta. Vuole lanciarsi? No, io lo lascerò fare. Dai, che si vuole lanciare, si è lanciato. Vabbè. È lì? 28, 42? Si è fermato, che ha fatto? Ma era lui? Sarei tentato di prendermi l'high ground lì sopra. È una zona molto in vista, ma praticamente una volta che sei salito lì sei inamovibile. Ok, da ora basta materiali, categoricamente basta. Tanto qua siamo un po' tutti distratti, quindi è da giocarsela così come viene. Ok, però mi servono quei materiali. Cavolo, se li ho presi sto tipo. Devo mantenere l'high ground, è tutto a posto. Dai. Ma porca miseria. No, l'ho sbagliata, non lo vedo. No, secondo! Cavolo, c'avevo un high ground della madonna! GG, ragazzi, per oggi va bene. Ah, questa cosa finirà male. Oh, comunque rispetto a ieri è un'altra frippa, eh. Tanto per dirvelo. Un'arma in fretta, ti prego, che tengo un tizio sopra. Se lo sorprendo full scudo, non credo che gli renderò le cose semplici, quindi facciamolo. Ok, 46. Vabbè, mi spiace per te, bro. Ok, 20. Questo gioca di fucile a pompa? Sì, è bravo col pompa, ok. Brother, mi sa che gli è andata male. Buttarsi in zone affollate nelle arene all'inizio è sempre molto più divertente che farlo nelle pubbliche. Morto. Dai, subito salgo, perché non so dov'è l'altro. Serio che non ha capito dove sono? Ah no, l'aveva capito. Ok. GG, man, clappato. Ok, questa non era così smirata, a pensarci meglio. Cavolo, ragazzi, ce ne dobbiamo andare subito. Dai che ce l'ho in safe. Dai che me lo lascio in safe questo qui. Dai così. Ma che stanno tutti a cecchino a me qua? Andiamo. Fatto ok, frate, dai. Cadi, su. Grazie. No, a terra. Questo si sta avvicinando però. Oh, calmo, brother. Brother, be quiet. Belli, raga. Sono altro sotto. Bella, bro, come va? Tutto a posto? Partita vinta e per oggi va bene così, guys.
Oh, mate, quanto è divertente questa cosa. Ok, due pozze grandi, una cosa veloce, dai. Non so perché sono venuto a Celtic Towers, ci passavo pure sopra il bus. Oh, cavolo, Fra, ma questo parte col P90, ma che? E nammo. Sì, questo c'aveva il set che tutti volevamo. Partiamo bene, insomma, eh. No, cieco, ti prego, mi serve ora. Godo. Godo. Andiamoci a pigliare sti materiali. Ah, infiniti, ciao. E tu da dove sei uscito? Devo clappare. Cavolo, eppure era più forte di me, palese. Dai, godo, GG, man. Molto bravo anche lui. Me devo andare però da qua, raga. Abbiamo attirato, secondo me, veramente troppa attenzione stavolta. 132, brother. Fatto malaccio, mi sa. Cavolo, raga, non me lo devo portare lo scar. Lascio il cecco, che dite? Provo la follia, mi sono levato le pozze piccole. Sto puntando molto sulle mie kill e poco sulle mie cure. Cosa che non facevo, credo, dal 2000 mai. 56, ma sei serio? Questo mi farà male, mi sa. Vabbè, me lo sono meritato. Andiamo. Grazie. Morto, mi sa? GG, ragazzi, per poco, cavolo. Oh, mate. Ok, allora lasciamo stare qui. Qui pigliamo la pistola rara, va bene. Mamma mia. Mi spiace, bro, ma devo farlo. Ne va di un 50 di scudo. Scusami. Ah, ragazzi, io ve l'avevo detto, però. O mori da OG o giochi così a lungo da diventare un tryharder. Ma che cavolo? Dove? Ah, da sotto. Ok. Ma come ha fatto? Ma dai. Bella, bro. Vabbè, si è visto da come ha piazzato la bouncer, che non era forte. Dovrei giusto aspettare questa, ma... Poverino, dai. No, vabbè, non se lo meritava neanche. Cavolo. Ok, abbasso ping questo. GG. Wow, bella questa. Ma che cosa? Ho un'idea, siamo in 4. Il game vorrei provare a portarmelo a casa, quindi mi nasconderò per il momento. Ok, il terzo sta lì. E secondo me non ci sta più. Se non ha bouncer, questo raga me lo distruggo. Credo che non sia già saltato. Ciao bro, tutto a posto? Peccato per il 200 di vita che avrei potuto avere, però. Il fatto è che il tizio è distrutto, ha poca vita. GG, ok. Ultima giornata, boys. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. È stato un viaggio piuttosto complicato, ma voglio concluderlo con una vittoria. Non ci crede nessuno. Stavolta però cambiamo skin. In 7 giorni non l'ho mai cambiata, ma ora voglio farlo. E quasi quasi flexo questa piuttosto vecchia. Poi ovviamente vi ricordo, all'interno dell'item shop sempre solo il codice creatore forte, come vedete a schermo, accettate, ciao. Ma mi sto avvicinando veramente così tanto alla Lega Campioni? No, dai, ti prego. Ah, prima arma col cecco è sempre divertente. Avevo visto un video in cui dicevano che Yuji prendevano la cesta in questo modo. E sì, ragazzi, è vero. Cioè, letteralmente a me non era mai venuto in mente di prendere questa cesta se non in questa maniera. Perché all'inizio le chest, se rompevi così, non ti davano il loot. E cavolo, è vero. Ah, non ho capito dove fossi, va bene. Vai vai, bravo brother, complimenti, grazie mille per la kill. E Perotti, non aveva proprio capito dove fossi. 31. GG. Questo aveva però roba interessante, infatti. Starei tentando di portarmi anche le pozze piccole, ragazzi. Però nell'ultimo periodo mi sto abituando molto col cecco. Vabbè, facciamolo, dai. Mi ci sto mettendo molto a mio agio, ragazzi, ed è una buona cosa perché ti permette di fare molte kill. Cioè, letteralmente, ragazzi, io il cecchino non l'ho mai utilizzato in quasi 3 anni di Fortnite, eppure finalmente mi sono deciso e non mi pento della mia scelta. Cavolo, Lazy Lake non è stata per nulla lootata. Mi spiace, ma... No, non c'ho le bouncer! Mannaggia a me, quanto sono stupido! Dai, GG, man, scusami. Ma cavolo, io sto diventando un tryharder, fermatemi, guys. Non ce la faccio, ragazzi, sto diventando come loro. Lo sento, ragazzi. È più forte di me. Sento che è sbagliato, ma il potere del lato scuro. Mi sa che la battaglia finale si terrà qui sopra, guys. Tanto sto in safe, raga, non ha senso muovermi. Attenzione.
Sta prendendo materiali, credo. Sta finendo i materiali, raga. Sta finendo i materiali. Se glieli faccio finire così non ce la fa più. Se continua così non ce la fa, una certa. Madonna, il cecchino è proprio un'altra cosa. Cavolo, ragazzi, come avete visto sono migliorato. Non abbastanza, non sono assolutamente forte. Però è stato figo abbracciarsi all'arena di Fortnite, perché alla fine non l'avevo mai fatto seriamente. Ripeto che il tutto è stato fatto just for fun. Però, se quello che avete visto vi è piaciuto e raggiungiamo almeno i 2000 like a questo video, potrei estendere questo progetto addirittura ad un mese di allenamento in arena e vedere quello che ne esce. Certo, sì, Fortnite è cambiato e l'arena non è proprio il mio stile di gioco, però in maniera molto chill, così tanto per fare qualcosa, ci sta. Quindi, boys, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina. Ed ehi, noi ci becchiamo alla prossima.